Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gemma Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video su Call of Duty Infinite Warfare. Allora, come ben sapete, hanno messo le armi nuove, delle armi nuove, quindi dei nuovi prototipi. E quest'oggi, dato che mi sono accumulato ben 527 chiavi, chiamiamole chiavi, andremo a spacchettare un bel po'. Vediamo un po' se le uso tutte quando oppure se ne uso solo 300. Vediamo un po', adesso andiamo, vi faccio vedere subito. Vedete, se andate nel laboratorio prototipi, ci sono dei modelli, delle epiche nuove. Come vedete c'è la versione Atomic del Type 2. La versione, vediamo dove sta l'altra. Abbiamo anche l'EBR 800 Bomber. Abbiamo tanti modelli. Il Siren già era. L'Epitaph, che non c'era, del DCM. Poi abbiamo questo qui, non so se già c'era, non vorrei sbagliarmi. Comunque abbiamo un bel po' di roba da poter trovare. E io sono anche contento se trovo, ragazzi, questo. Che io sto cercando, voglio sbloccare il Reaper dell'RPR Evo. Allora, andiamo subito ad aprire. Abbiamo un pacco omaggio, dato che ho fatto l'accesso giornaliero. Vediamo subito cosa ci esce. Partiamo col pack opening. Il Titan Vile più recente. Quindi mi sa che questo è quello nuovo. Andiamo, apriamo ovviamente i raggi di rifornimenti rari. E andiamo. Primo pacco ufficiale. Vediamo cosa troviamo. La prima arma, due armi rare. Loni Amped e il DMR1. Quindi il cecchino binary, che è, non so perché non l'ho mai, non lo uso mai. Andiamo subito. Secondo pacco. Ah. Nel frattempo accumuliamo anche delle chiavi per sbloccare eventualmente altre armi. Grande! L'NV4 Vigilance e il Mauler. Stiamo trovando tutte armi, eh? Ottimo, ottimo. Sta andando bene. Andiamo un po'. Niente. Non è affatto male. Abbiamo avuto anche un bonus materiali. Siamo già a 407 chiavi, ragazzi, eh. No, bellissima. Abbiamo trovato il fucile d'assalto, la mimetica Melma. E poi il DCM8 Even Kill, che ci fornisce più stabilità. Continuiamo il pack opening. Dai, io cerco il Reaper almeno. Dai. Dai, però che palle, raga. Come luccica. Però mi dispiace che quest'anno, invece di dare le criptochiavi, quindi le chiavi quando siano dei doppioni, ti dà dei punti di sblocco dei prototipi. Io preferivo di più le chiavi per aprire altri pacchi, però. Accontentiamoci. Niente, il KBS Longbow Status. Continuiamo a spacchettare. Di nuovo sembra la DCM, nuova arma. Abbiamo trovato anche dei nuovi graffiti. Armi epiche e rare, non se ne vedono, non se ne vedono. Rare, ne abbiamo trovato un'altra, sempre DCM8. È uno dei pezzi che preferisco. Duplicato, quindi abbiamo trovato due volte il DCM8. Questo COD non vuole darci delle epiche. Eccellente. Mannaggia, ragazzi. Abbiamo 197 criptochiavi e non abbiamo trovato un'epica. Non è malaccio. Continuiamo, dai, io faccio molto veloce perché così, ragazzi, andiamo avanti. Oh, una bella leggendaria finalmente. Il KBS Longbow Affliction. Mi sa che è nuova questa. Glaciale buio improvviso. Infatti è più recente, quindi è stata messa nell'aggiornamento che c'è stato ultimamente. Quindi abbiamo trovato un'arma finalmente leggendaria. Ma io cerco un'arma epica. L'affare cattura l'attenzione. Allora, abbiamo 137 chiavi. Quindi, vediamo. Niente da fare. Eccellente. Niente da fare. 107. Siamo quasi alla fine di questo pack opening di 527 chiavi. Quindi abbiamo aperto tutto perché alla fine... Ecco, raga, il doppione. Tutti e tre duplicati. Non ci credo. Non ci credo. Ottima qualità e minima usura. Ultimo pacco da 30. Non abbiamo trovato un'epica. Solo leggendarie. Ok. Ah,
Quello è uno dei pezzi che preferisco. Allora, finisce il pack opening e andiamo a vedere cosa abbiamo trovato. Allora, abbiamo trovato l'NV4 Vigilance. I bersagli danneggiati compaiono sulla minimappa. Ricarica accelerata se si usa destrezza. Poi abbiamo trovato il Kbar Ast, il Mauler Zeal, il Titan Vile, Longbow leggendario. I danni riducono brevemente la velocità di movimento del bersaglio, aumenta la velocità degli attacchi corpo a corpo con l'arma. E poi abbiamo trovato due versioni rare del DMR1. E poi abbiamo trovato più versioni di questo che già possedevamo, ovviamente. Una versione del Rack 9. E se non erro anche qualcosa della pistola Oni. Abbiamo anche qualcosa del classico, la Hornet. Ah sì ragazzi, questa l'ho sbloccata con il punto sblocco armi classiche. Allora ragazzi, io faccio una cosa, vediamo se mi possono sbloccare. Io voglio sbloccarmi un'arma. Vediamo se posso. Allora, vada. Quanto costa questa? 2000? Non me la fa sbloccare? Ah, perché equipaggio abbia dal livello 16. Ok, allora ragazzi, la mia prossima arma che sicuramente andrò a fare è questa qui, Reaper. Questo pack opening, primo pack opening di Call of Duty Infinite Warfare si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete avuto la fortuna di trovare qualche arma rara o epica, perché io non ho trovato niente, solo qualche leggendaria e qualche doppione. Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se volete altri pack opening appena accumulerò di nuovo le chiavi. E noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gema Gamer, ciao! We can break